Quale proposta avete per il Ministero della Pubblica Istruzione? Intanto la proposta è già stata assunta dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali andando alla sigla di un'intesa che ha procrastinato, ha prorogato la vita del CCNI triennale di un ulteriore anno. L'articolo 7,2, senza voler scendere troppo nel dettaglio, prevedeva una clausola di salvaguardia per coloro che allora, nel 2018-19, fossero stati assunti da FIT. Ricordo che il FIT era un percorso del tutto analogo a quello del GPS articolo 59. Si trattava proprio di un abito che le organizzazioni sindacali, insieme al Ministero, avevano voluto confezionare su questa categoria di personale per consentire loro, in determinate situazioni, la presentazione della domanda di mobilità, oggi, di mobilità annuale. Oggi che cosa serve? Serve che il Ministero, con una propria nota, dia indicazioni agli uffici scolastici regionali e territoriali di accogliere queste domande, che possono essere fatte anche attraverso modalità diverse da quelle degli altri docenti. Loro, i docenti, la presentano online, loro la potrebbero presentare cartacea, che ricordo anche non va a contrastare con l'efficacia dell'azione amministrativa, perché comunque il loro passaggio, diciamo la loro fase, le loro domande sarebbero trattate come ultima istanza. Quindi intanto il Ministero potrebbe fare tutte le operazioni precedenti, riservandosi poi il tempo prima delle assegnazioni delle supplenze di soddisfare queste domande. Quali rivendicazioni sindacali portate avanti per questi docenti che sono oggi in piazza? Intanto noi portiamo avanti le rivendicazioni di tutto il personale e questo personale che oggi è in piazza, cioè gli assunti da graduatoria prima fascia GPS, ex articolo 59, e come tutti gli altri, come tutto l'altro personale assunto in ruolo, benché con una forma un po' originale, voglio dire, prevista dal legislatore, cioè il primo anno a tempo determinato, il secondo anno a tempo poi la trasformazione del contratto con retrotrattazione giuridica. Chiediamo che anche loro, sulla base delle previsioni del contratto, possano partecipare alle assegnazioni provvisorie, che sappiamo non essere un trasferimento così come la mobilità territoriale, è giustificata da precise cause. E sappiamo bene quali sono le esigenze dei docenti e quindi a maggior ragione siamo qui insieme agli altri, assieme a loro, a richiedere l'applicazione delle norme contrattuali anche alla loro categoria. Quali so